Dottore, io a questo punto darei via al dibattito invitando sul palco l'onorevole Giuliano Cazzola, l'avvocato Arturo Maresca, giuslavorista, e il direttore di ADAT Emanuele Massari. Perfetto, io andrei subito al sodo e comincerei col chiedere ai nostri relatori quali siano, diciamo, in prospettiva e nell'ottica del dibattito sulla contrattazione nazionale, gli strumenti e i modelli che si possono adottare per superare alcune delle criticità che abbiamo individuato nelle relazioni precedenti, individuare dei modelli che permettano anche alle piccole imprese italiane di inserirsi nel sistema dei contratti di secondo livello e complessivamente andare poi ad aumentare la produttività migliorando l'organizzazione e la gestione del lavoro e dei rapporti tra le parti sociali. Chiederei magari all'onorevole Cazzola di cominciare con un suo commento su questi punti. Io ho provato io ho trovato le comunicazioni molto interessanti perché hanno dato un quadro del settore che è una delle ricchezze del paese, questo non c'è dubbio. Contraddittori, possiamo dire, non perché siano contraddittorie le relazioni quanto la situazione che stiamo vivendo, nel senso che noi abbiamo davanti a noi una prospettiva di crescita del settore del turismo e dei servizi molto importante. Abbiamo un patrimonio significativo, siamo in qualche modo un paese che è leader e che potrebbe essere ancora più leader in questo settore, ma abbiamo delle a coprire questo ruolo. Io credo che ci siano innanzitutto delle questioni che riguardano il quadro normativo in cui si svolge, si svolgerà anche il rinnovo contrattuale, oltre alla vita del settore. Abbiamo visto essere particolarmente critica la questione dell'occupazione. Noi abbiamo una regolazione che viene dalla riforma Fornero che per quanto riguarda il settore, anche se il Parlamento è riuscito a modificare il testo iniziale del disegno di legge, è fortemente penalizzante. C'è una normativa che riguarda diciamo, il settore dei contratti a termine, la parte dei contratti a termine che è vero che diciamo, fa salvo il lavoro stagionale, è vero che affida anche alla contrattazione collettiva la possibilità di accorciare le distanze fra un contratto a termine e l'altro, però ecco, c'è comunque una situazione che merita di essere rivista proprio perché il settore si trova a fare i conti, a doversi servire, anche se vediamo che si tratta solo di un terzo della manodopera. Meno di un terzo della manodopera, perché siamo al 66%, siamo grosso modo un terzo della manodopera con contratti a termine, però sappiamo che la stagionalità influisce molto nell'attività del settore. E quindi credo che questa partita della riforma Fornero meriti di essere rivista. Come pure ci sono anche una serie di istituti, una serie di rapporti di lavoro flessibili che sono stati particolarmente penalizzati, che invece nel settore avevano una valenza, penso soprattutto
al settore della ristorazione e al, al lavoro a chiamata. Il lavoro a chiamata è stato fortemente penalizzato quando in realtà rispondeva non solo ad una logica di emersione del lavoro sommerso, ma rispondeva ad una forma, diciamo, di uso della manodopera in rapporto alle esigenze di queste imprese che non è stata adeguatamente considerata. E per quanto riguarda poi la, le questioni della, della produttività, io credo che ci siano già nella legislazione vigente, senza per questo andare a scomodare una legislazione futura che comunque nella, nel prossimo Parlamento dovrà affrontare, ci siano delle, delle possibilità che meriterebbero di essere più utilizzate. È stata resa strutturale la normativa che riguarda la decontribuzione della tassazione, anche se in realtà poi il miglioramento ci doveva essere per quanto riguarda il, diciamo, il totale delle risorse che potevano essere conseguite, è stato poi riportato al, a livello di 2.500 euro l'anno, anche se è rimasto il livello dei 40.000 euro come potenziali usufruenti della norma, che comunque fa entrare nel, nel bacino dei possibili utenti della norma, fa entrare anche fasce di lavoro dipendente che non sono solo quelle operaio, ma sono anche quelle degli impiegati amministrativi. E non c'è dubbio che si tratta di una possibilità di usare, diciamo, la voce della contrattazione decentrata sul terreno di una maggiore produttività che raggiunge sicuramente due obiettivi. Il primo, quello di usare le poche risorse salariali di cui le imprese possono disporre per investirle nel migliore dei modi, cioè per investirle sui propri dipendenti e per avere con i propri dipendenti, ovviamente con le organizzazioni sindacali, uno scambio più diretto e migliore dello scambio che si ottiene in un contratto nazionale. Peraltro nella, nell'accordo sulla produttività realizzato quest'estate, l'estate scorsa, no, realizzato alla fine dell'anno, con la, la mancata adesione della CGIL, ma con l'adesione di tutte le altre forze sociali, ci sono anche, è prevista anche la possibilità di dirottare delle forme di retribuzione proprie del contratto nazionale alla, alla contrattazione aziendale, quindi farla entrare in questo regime agevolato che è previsto nella contrattazione decentrata e per le risorse destinate alla produttività. Poi c'è la, questa, secondo me, questa grande opportunità, che purtroppo viene scarsamente considerata, dell'articolo 8 del decreto legge 138 del, 2011, quello che consente, attraverso un meccanismo diciamo di formazione della volontà fra organizzazioni sindacali e lavoratori, consente di rendere applicabile ad omnes nell'unità produttiva in cui, o nell'ambito in cui questo, questo accordo si negozia, i contenuti della, dell'accordo stesso. E questo è molto importante anche perché potrebbe consigliare e realizzare il superamento di quei contrasti che ci sono sul terreno della rappresentanza e della rappresentatività, oltre a rendere ovviamente fruibile un modo di fare relazioni sindacali. Questo mi sembra essere la prima risposta che mi sento di dare alla domanda del nostro conduttore. E poi ovviamente i colleghi che sono seduti a questo tavolo e le ulteriori domande mi consentiranno magari di fare delle altre considerazioni. Grazie. Ecco.